Giacomo, l'uomo delle fughe, non potrei farlo domani perché c'è un acrono, però a partire da sabato pronti via e chissà che già nella prima fuga in terra olandese non ci sia tu. Sì, l'anno scorso ho beccato qualche bella fuga al mio primo Giro d'Italia, quest'anno è il secondo e sicuramente parto con uno spirito ancora maggiore per trovare una bella fuga e portarla fino al termine e portare la maglia della Nippo a braccia alte e speriamo di riuscire a onorare ancora il meglio, ancora di più questo grande Giro d'Italia che per me è la seconda volta, quindi vediamo. L'emozione di essere in questa terra olandese che si è dipinta totalmente di rosa, una passione, un amore e un coinvolgimento che in Italia non abbiamo. Sì, veramente questi giorni che eravamo qua prima del giro abbiamo visto veramente un clima qui in Olanda molto, molto alto. C'è un colore rosa veramente in tutti i posti e le persone ti vengono veramente a cercare, fare i complimenti e fare un di bocca al lupo per iniziare un buon giro. In Olanda è veramente una bella terra e che sia d'inizio un buon giro. Crepi, grazie.